Carissime amiche, carissimi amici, sono Girolamo Foti, segretario del Partito Nazionale dei Diritti. Organizzazione extraparlamentare vicino agli operatori della difesa e della sicurezza. Di recente abbiamo sottoscritto un accordo con Italia dei Valori in tema di difesa, sicurezza e legalità. In questo progetto noi sosteniamo Italia dei Valori in questa competizione europea. Per noi è importante la rinascita dell'Italia dei Valori, è importante che i nostri rappresentanti del Partito Nazionale dei Diritti portino avanti le loro idee all'interno del Parlamento europeo. In questa competizione europea noi sosteniamo Italia dei Valori. In tutte le circoscrizioni sosteniamo capolista Ignazio Messina. Al centro, noi del PNT indichiamo la candidatura del cavaliere Filippo Tettoia, cittadino con le stellette. Al sud, sosteniamo Alessandro Casertano, cittadino con le stellette. Noi siamo un gruppo di persone, persone diverse, con un progetto comune. Abbiamo deciso, e lo ripeto nuovamente, di portare le nostre idee, la nostra rabbia nei palazzi. Mio nonno diceva, maledetto quell'albero di fico sterile, maledetto quell'albero di fico sterile che non fa crescere i suoi germogli, maledetto quell'albero di fico sterico che uccide i suoi figli, maledetto quell'albero di fico sterico che non permette la crescita in questo paese, lo sviluppo e il lavoro. E quell'albero ha messo le sue radici nei palazzi. E noi dobbiamo entrare all'interno dei palazzi per tagliare queste radici. Quindi occorre che tutti insieme dobbiamo fare squadra. Quindi vi invito fortemente, e invito soprattutto non solo i cittadini con le stellette, ma anche i movimenti, le associazioni che sono vicine al PNT, in particolare quella comunità dei soci. Da loro ho imparato moltissimo, ho imparato il rapporto umano, un rapporto di amicizia, tutti insieme, proviamoci realmente in questa elezione, sosteniamo Italia dei Valori, sosteniamoli con forza e non lasciamo spazio ai soliti partiti, non lasciamo spazio a quei movimenti che intendono frammentare il sistema senza produrre niente e senza proporre iniziative concrete. Portiamo la protesta, ma portiamo avanti anche le proposte. Questo è il PNT e questa è l'Italia dei Valori. Grazie e ciao a tutti.